Presidente, si può fermare un attimo? Sì. Com'è andato questo CDA? Cosa ne risulta? Bene, abbiamo deliberato che ciascuno per le proprie di appartenenza pagherà regolarmente la quota stipendi e abbiamo deliberato di dare mandato al direttore sportivo di Bari di reperire quattro elementi di spessore importanti per l'allestimento della squadra. Quindi ci sarà un incremento del budget per la prossima stagione? Il budget era e rimane quello, ma in base a quello che si è acquistato e in base al margine che è ancora rimasto, vi sarà la possibilità di acquistare quattro elementi importanti per la stagione 2014-2015. Si tratta di elementi che voi avete già concordato con il direttore sportivo o è un mandato, ecco, anche esplorativo? No, diciamo che questo è un momento in cui abbiamo fatto determinate verifiche, abbiamo guardato il budget e c'è la possibilità di acquistare quattro elementi importanti per i reparti in cui serviranno. Ecco perché si abbini esperienza e qualità tecnica. Ma sicuramente, parliamo di quattro elementi importanti. Si è parlato di Giglio in queste ore, il suo possibile rinnovo, le parti sembravano distanti nelle ultime ore, c'è una possibilità di riavvicinarsi oppure una partita chiusa? Ma guardi, noi a Giglio abbiamo fatto una proposta, a nostro avviso, una proposta seria. Evidentemente Giglio ha ritenuto di non accettarla, quindi sembrerebbe che non ci sia la possibilità di recuperare il rapporto. Rispetto a quell'altro tema importante di cui si discuteva o si sarebbe discusso nel CDA, eventuale ingresso di nuovi soci, ci sono delle novità? Sì, sì, è strettamente legato a questo, perché diciamo il pagamento degli stipendi avverrà proprio mediante l'ingresso di nuovi soci e quindi si farà fronte al problema degli stipendi anche in questa maniera. Si può sapere chi entrerà, quante persone sono? No, in questo momento diciamo i particolari non sono noti, è certo diciamo che ci sarà la possibilità di pagare gli emolumenti e che ci saranno ingressi di nuovi soci, poi se sono 2, 3, 4 questo non è dato saperlo. E in che percentuale o rispetto a quale gruppo, da quale gruppo rileveranno delle quote? Ma io credo che tranne il gruppo Locampo che resterà al 33%, gli altri gruppi comunque sicuramente c'erano delle acquisizioni di quote. Per quanto riguarda invece le polemiche, diciamo così, degli ultimi giorni, si è ritrovata la pace, la concordia all'interno della compagine societaria? Ho già spiegato, cioè, sono normali diatribe all'interno di un gruppo eterogeneo che deve ancora conoscersi e deve quindi trovare la sua unità e la sua compattezza. Poiché a tutti quanti, e questo è indubbio, interessano le sorti del Foggia, della società calcistica del Foggia, quindi diciamo quando si parla di Foggia Calcio tutte quante le polemiche vengono spazzate e si pensa soltanto a costruire una squadra competitiva per l'anno 2014-2015. Si è parlato anche degli abbonamenti o rimarranno tali come sono stati già annunciati qualche giorno fa? In che senso rimarranno tali? Perché si è parlato di abbonamenti per i validi per No, non abbiamo assolutamente affrontato questo tema. Perfetto. Altre novità rispetto a ruoli, competenze, qualcos'altro di organizzazione interna su cui avete deliberato oppure non era un CDA che doveva affrontare? Assolutamente, diciamo il tema fondamentale era quello della copertura degli stipendi perché sono delle cifre importanti, molto importanti e quindi poiché in pochissimi mesi sono stati tirati fuori centinaia di migliaia di euro. Quindi voglio dire, bisognava capire e comprendere come pagarli e se vi era la possibilità di farlo e come farlo. Abbiamo subito raggiunto un'intesa, quindi non ci sarà nessun problema. Ecco, i nuovi ingressi consentiranno di avere anche ampio respiro per il futuro del Foggia, anche per le prossime scadenze? Noi riteniamo di sì, sicuramente sì, abbiamo parlato di allestire una squadra competitiva e sicuramente ci saranno le risorse per poter disputare un campionato degno di questa piazza. L'ingresso che avverrà quindi entro fine mese, dato che la scadenza è in settimana, 1 agosto. Settimana, quindi entro venerdì massimo lunedì prossimo.